Trovi il blog di Voce delle Chiese sul sito www.rbe.it. Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese per parlare di un progetto che ha come titolo Cene dal Mondo. Insomma, già il titolo vi fa pensare, ecco, qual è un po' l'argomento di cui parleremo, però oltre, diciamo, all'aspetto gastronomico, all'aspetto culinario, c'è un aspetto molto importante di integrazione, di accoglienza, di sensibilizzazione e anche di aspetti culturali da promuovere. È un'iniziativa, un progetto seguito dai servizi inclusione della CSD Diaconia Valdese. È un progetto che ha preso già piede negli anni passati e che adesso è pronto a ripartire con una carrellata di appuntamenti, appunto, di cene dal mondo, accompagnati anche da momenti culturali. Ne parliamo con Elisa Taccia, che è qua con noi. Ciao Elisa e benvenuta in Voce delle Chiese a Radio Bequit. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno a te. Allora, intanto non diamo per scontato che tutti sappiano che cosa sono queste cene dal mondo. È vero che sono appunto ormai già conosciute, ma magari qualcuno all'ascolto non sa che cos'è, che cosa sono, e quindi, insomma, quando nascono, come nascono, con che intento? Ma dunque, sono nate, diciamo, in concomitanza dei primissimi progetti di accoglienza che hanno coinvolto, diciamo, i territori della Valpellice e della Valchisone, e sono nate improvvisate inizialmente, coinvolgendo beneficiari, persone accolte nei primissimi progetti di accoglienza, che avevano voglia di innanzitutto condividere la propria cucina, ma anche raccontarsi attraverso il cibo e quindi incontri con l'altro. Sono state organizzate anche per raccontare alla popolazione che cosa facevamo come Diaconia Valdese rispetto a queste persone migranti che arrivavano in questi piccoli comuni delle valli, e per sensibilizzarle rispetto alle tematiche. Quindi era un'occasione un pochettino per approfittare della convivialità che un pasto crea per raccontare, certo, le storie, certo, che cosa stava succedendo. Certo, rendendo anche protagoniste poi queste persone, questi arrivi appunto in Valpellice, Valchisone, in Germanasca. È una cosa bella riuscire a mettere qualcosa di proprio in un paese che ti sta accogliendo. È anche un modo molto bello per presentarsi, per potersi raccontare, per poter appunto condividere dei percorsi. Quindi l'inizio, insomma, è stato così un po' avventuroso, e poi però invece è andato consolidandosi come appuntamento, tant'è che mi raccontavi anche che hanno sempre avuto un ottimo successo come cene. Sì, diciamo che abbiamo quasi sempre dovuto dire di no, stoppare a qualcuno le prenotazioni. Sì. E dove l'estate, nei luoghi che ce l'hanno permesso, siamo arrivati anche a 150 persone, e quindi, appunto, fino a poi ovviamente il periodo di lockdown e di Covid, per cui purtroppo abbiamo dovuto sospendere queste attività, in realtà le abbiamo sempre fatte. Qua a Villolanda siamo molto fortunati perché abbiamo il ristorante di Cose Buone, gestito dalla ditta Sodexo, che si è sempre reso disponibile ad ospitarci, e in realtà negli anni hanno anche assunto persone che sono state ospiti dei nostri progetti di accoglienza, per cui anche loro poi sono parte di queste cene dal mondo, e grazie a loro possiamo riprendere una nuova programmazione, che sarà sempre qua a Luserna San Giovanni, nel parco, peraltro un bellissimo parco, appunto tu dicevi 150 persone in estate, pensate anche all'aperto, insomma, potendo usufruire di uno spazio all'aperto, quindi anche molto piacevole come posto, ecco, da cui
prendere spunto. E, quindi si riparte nuovo ciclo di cene dal mondo, la prima sarà proprio domani sera il 24 marzo, poi un altro appuntamento previsto già per il 21 aprile e un altro per il 26 maggio, scusate. Avete dato una cadenza mensile, sono dei venerdì sera, e ogni sera ha ovviamente un paese, diciamo, ospite che porterà le proprie pietanze, i propri piatti tipici, la prima cena i piatti tipici iracheni, poi la cena ucraina il 21 aprile e la cena con cucina di piatti tipici del Gambia, quindi un paese africano, per il 26 di maggio. Quindi proseguite con le cene dal mondo, sempre con la stessa ottica delle prime realizzate, o avete cambiato un pochino modalità, Elisa? Ma sì, diciamo che sfruttiamo il successo delle cene dal mondo per proporre anche altri eventi culturali e non, che riguardano soprattutto i servizi offerti da Villa Olanda, non solo più i servizi rivolti ai migranti, e quindi non solo più eventi che riguardano solamente questa tematica, ma anche tutte le attività svolte dal servizio Giovani e Territorio, che ha sede sempre qua a Villa Olanda, per cui ci saranno ad ogni cena ci saranno legate delle attività appunto che possono essere rivolte ai bambini e bambine, alle proprie famiglie, ai giovani oppure invece ai migranti. Adesso le vedremo. Vi lascio la suspense. Certo. Ogni serata ha qualche chicca, diciamo, qualche particolarità, quindi avete appunto ulteriormente consolidato l'aspetto culturale che già portavano con sé queste cene dal mondo. E poi c'è anche da dire, anche questo me lo raccontava Elisa fuori onda, che la cosa bella è che tornano a partecipare a queste cene diciamo delle persone che già le avevano organizzate, gli avevano aiutato insomma qualche anno fa, e quindi è un ricoinvolgere persone che comunque non sono uscite, diciamo, non hanno abbandonato anche i legami, la rete di conoscenze che si era creata. Sì, rispetto appunto una volta che durante i primi progetti che dovevamo presentare le persone, ora tante persone, sì, il progetto l'hanno finito da molti anni e risiedono e vivono e lavorano e hanno anche una famiglia proprio qua nel Pinerolese, Valpellice e Valchisone. Si sono sempre dati disponibili e entusiasti di partecipare a questo progetto, per cui abbiamo continuato a coinvolgerli e, come dicevo prima, alcuni in realtà lavorano anche per Sodexo e quindi il coinvolgimento è quasi stato naturale. Bene, non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa. Ma no, direi che l'appuntamento è per domani sera alle... Ah, forse le prenotazioni, che sì, sono richieste, immagino. Sì, ho appena fatto un passaggio al ristorante, ci sono ancora dei posti disponibili per chi volesse. Il numero... Sì, se ce l'abbiamo dietro, se no insomma penso che si possa facilmente... Esatto, okay, è quello del ristorante, che è 334-61-98-263. Si può telefonare in orario dalle 9 al pomeriggio, altrimenti basta mandare un messaggio. E no, domani sera avremo ospite alle 6:30 Davide Rosso, che presenterà il suo libro insieme a un nostro collega anche scrittore, e ci saranno le testimonianze di alcune persone che sono passate nei nostri progetti di accoglienza e raccontano la loro storia di migrazione. Esatto, il libro è La memoria dello specchio, storie e immagini di migrazione di ieri e di oggi, edizioni Lara Editore, e appunto scritto da Davide Rosso, che sarà presentato prima della cena e poi si prosegue alle 20 con la cena con i piatti tipici iracheni. Bene, quindi io non posso far altro che ricordare appunto questi appuntamenti: 24 marzo la prima cena, 21 aprile la seconda, 26 maggio la terza, ma già Elisa mi anticipava che il calendario sta andando avanti verso l'estate, quindi insomma ci saranno poi altri appuntamenti nell'estate. Grazie Elisa Taccia per essere stata con noi, Servizio Inclusione della Diaconia Valdese. Buon lavoro. Grazie. E buone cene, buon appetito a tutti noi che insomma parteciperemo a queste iniziative.